Valutiamo ogni giorno la diffusione della variante Delta, che fra qualche settimana sarà quella principale non solo nelle Marche ma in tutta Italia. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini è tornato a fare il punto sui contagi nelle Marche e sui criteri adottati dal governo per il passaggio delle regioni nelle zone a rischio moderato, medio o alto. Il tema che abbiamo sollevato con il governo è che l'eventuale passaggio alle zone di limitazione gialla e così via debba avere riguardo non al numero dei positivi, molti dei quali sono anche asintomatici, ma al numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Sappiamo che il governo ha convocato la cabina di regia per martedì per voler introdurre nel nostro paese il Green Pass, ma questa operazione è un'operazione piuttosto complessa perché va a impingere contro norme costituzionali che prevedono la libertà di circolazione. Io penso che il buonsenso ci porti a far sì che queste misure possano essere introdotte allorquando ci sia un concreto pericolo. Infatti, prosegue l'assessore, quella di tornare ad un autunno come l'ultimo che abbiamo vissuto è un'ipotesi che dobbiamo tenere in considerazione, ma nessuno scienziato è in grado di dimostrare che possa verificarsi. Saltamartini poi è tornato a parlare della revisione del piano socio-sanitario, nel quale sono state modificate 3 norme su altrettanti ospedali. Andremo a costruire un ospedale nuovo a Pesaro, un ospedale nuovo a Macerata e su San Benedetto cerchiamo di fissare un finanziamento per verificare se è più rispondente ai bisogni collettivi un nuovo ospedale o la ristrutturazione dell'esistente. Quindi andiamo a toccare immediatamente l'edilizia ospedaliera, dando attuazione a un programma che è un programma politico che gli elettori hanno premiato.